Vagando per il bosco, abbiamo portato il nostro criceto Stefano a fare una passeggiata. Così ha potuto correre a terra per un po' e godersi le condizioni più naturali. Era così felice che ha deciso di trasferirsi nella buca di qualcuno nel bosco. Siamo riusciti a malapena a tirarlo fuori da lì. Chissà chi potrebbe viverci. Guardandolo vagare nel bosco abbiamo pensato: e se potessimo creare un ambiente simile a casa nostra? Possiamo creare una gabbia con terra, muschio, ramoscelli e forse anche piante? Perché no? E abbiamo iniziato a pensare a come realizzare questa idea. Sarà simile a un terrario di vetro, ma con la parte superiore smussata e non a forma rettangolare. Non volevamo occuparci noi stessi del taglio e dell'incollaggio del vetro. Per questo motivo abbiamo disegnato uno schema e abbiamo deciso di inviarlo per posta all'artigiano del vetro, che dovrebbe completare il lavoro a breve. Nel frattempo, per non perdere tempo, prepariamo un supporto per il terrario per facilitarne il trasporto. Misuriamo la larghezza del supporto su una barra di questo tipo e tagliamo due dei suoi pezzi. Questi ci permetteranno di sollevare il supporto sopra la superficie del tavolo e in questa forma di afferrarlo con le dita. Dopotutto il terrario sarà riempito di argilla, che è piuttosto pesante, e il tutto può pesare fino a 45 kg, più il peso di Stefan. I bulloni non escono dalla barra, ma per sicurezza incolleremo dei cuscinetti morbidi per non graffiare il tavolo. Il cavalletto è pronto. È il momento di andare nel bosco per raccogliere tutto ciò che ci serve per sistemare il terrario. Può essere corteccia di legno, oppure un po' di muschio, che può essere utile anche per alcune attività dei criceti. Dobbiamo prendere molte cose e Stefan deciderà cosa gli serve e come usarlo. Abbiamo anche deciso di prendere un po' di terreno della foresta. Contiene vari microrganismi che gioveranno al nostro ecosistema. Quando sono tornato a casa ho ricevuto una telefonata dall'artigiano che mi diceva che l'Amsterium era pronto. Mi sono subito recato sul posto per prendere il materiale e continuare il lavoro. Quando sono arrivato mi ha detto: ecco il tuo vetro, mi devi 50 dollari. Ho chiesto perché fosse così caro. Stefan stesso costava la metà, anche se ora non ha prezzo. L'artigiano mi ha detto che presumibilmente si trattava di una specie di vetro super figo e trasparente. Quindi non avevo scelta, l'ho pagato e l'ho portato a casa. Il supporto si adatta perfettamente. Per favore non disturbatemi, abbiamo molto da fare. Rispetto alla gabbia di Stefan, l'Amsterium è molto più grande e abbiamo iniziato a riempirlo allegramente. Aggiungiamo un po' di argilla espansa sul fondo, in modo che l'umidità extra si accumuli lì, perché potremo innaffiare il terreno che si trova sopra. Abbiamo preso il terriccio da un vaso in cui crescevano le nostre angurie e poi le arachidi. Tutto viene riutilizzato in modo che nulla vada sprecato. Vi chiederete perché abbiamo messo uno strato così grande di argilla? Perché se Stefan vuole scavare una tana, ha abbastanza spazio sotto la superficie. Inoltre, con il tempo, il terreno si abbasserà un po'. Poi mettiamo il muschio e altri tesori di legno che abbiamo portato da prima. Non ci preoccupiamo molto della decorazione, perché tutto cambierà e sicuramente Stefan sistemerà tutto a suo piacimento. O forse addirittura dissotterrerà tutto. All'inizio lo abbiamo sistemato in una casa di questo tipo, finché non se l'è costruita da solo, o forse non sa come fare. In ogni caso, questa casa renderà più facile l'adattamento. Qui metteremo della segatura, forse ci dormirà sopra, e sembrerebbe che tutto sia pronto, ma c'è un problema. La parte superiore dell'Amsterium rimane aperta e Stefan può facilmente uscirne il primo giorno. Abbiamo misurato il foro superiore e tagliato quattro pezzi di assi di legno, che piegati insieme hanno formato una struttura come questa. Fissiamo gli angoli con colla a caldo, ma per sicurezza fissiamo il tutto anche con piccoli chiodi. Inoltre abbiamo acquistato una rete sottile nel negozio di bricolage. Abbiamo tagliato il pezzo che ci serviva e l'abbiamo fissato con dei chiodi. Ne abbiamo lasciati due che sporgono e che permettono al coperchio di rimanere in posizione. E infine il gioco è fatto. Stefan ha ottenuto uno spazio abbastanza grande per vivere comodamente. È ora di farlo entrare nella nuova casa. Forza Stefan, entra! Sinceramente all'inizio era scocciato.
Non sapeva cosa fare e dove andare. Invece di entrare in casa ci è salito sopra. Poi è saltato giù nella segatura e ha iniziato a scavare. Sì, sembra che questa bellezza e questo ordine non dureranno a lungo. Sì, sì, Stefan, è tutto tuo. Entra in casa. Finalmente l'ha fatto. Sembra che gli piaccia stare lì. Ma invece di depositare segatura lì sotto, ha iniziato a scavare un tunnel proprio dentro la casa. Forse ha bisogno di uno scantinato? Poi è strisciato fuori, ha controllato l'aria e si è arrampicato su un soffice mucchio di muschio. Poi ha iniziato a masticarlo. Ho un'ipotesi sul perché lo stia facendo, ma non ve la dirò ancora. Forse potete indovinarlo voi stessi. Tornando in casa, ha iniziato a scavare di nuovo qualcosa. Ha scavato un tunnel sotto il muro della casa, creando una seconda uscita. Non riesce a capire che la porta si trova in un altro posto e non sa come entrare correttamente nella casa. Guardando il cricetto che esplora attivamente il mondo sotterraneo, mi sono chiesto perché la terra non entra nei suoi grandi occhi lucidi. E la sua pelliccia bianca non si sporca affatto. Appena si scuote si toglie tutto e torna quasi pulito. È incredibile come la natura abbia pensato a tutto. Nel frattempo c'è già un terzo passaggio sotto la casa. Ho paura che col tempo la casa possa crollare sottoterra. Sono preoccupato per Stefan. Dopo mezz'ora di duro lavoro, Stefan è riuscito ad allargare la sua tana fino a renderla più spaziosa. Poi si è tranquillizzato. Ha trovato qualcosa da mangiare e ha deciso di fare uno spuntino. Per un po' si è pulito la pelliccia. Si è lavato il viso e ha deciso di dormire, raggomitolandosi su se stesso. Questo è solo il primo video su Stefan nel suo Hamsterium. Attendiamo i vostri suggerimenti per migliorarlo e sistemarlo. Vogliamo creare le condizioni più interessanti e divertenti. Per esempio, dato che abbiamo terra ovunque, possiamo piantarci qualcosa di commestibile. Ma Stefan lo lascerà crescere o scaverà tutto? Forse possiamo creare una sorta di orto con una recinzione. Aspettiamo le vostre idee. Gli abbiamo lasciato un po' di cibo per la notte. Abbiamo messo una ruota che corre e abbiamo fissato un abbeveratoio sul coperchio. Cosa ci aspetta al mattino lo vedremo nel prossimo video su Stefan e il suo Hamsterium. Non dimenticate di mettere mi piace e di iscrivervi al canale per vedere nuovi affascinanti video.